Tanti auguri! Che mi hanno detto che questa puntata qua non si possono dire le parolacce, allora però comunque non te l'avrei detta perché adesso è Natale, siamo tutti più buoni. E viene giù dal ciel, lento. Ma questa è la sua marcia, dai! Bene, dai, che non è difficile, prova. Allora, come si comincia? Allora, prima di tutto bisogna spalancare nella bocca. E poi prendere fiato. Prendere fiato e... E viene giù dal ciel, lento. Bella l'idea. Eccoci qua, un nuovo mirabolante scoop di Paolo Cecchi. Anche questo Natale è stato vittima del consumismo. T'ho fatto il regalo, che mi hai detto se lo facevo anche ai tuoi tre fratelli. E io li ho fatto tre bei dopo barba per i tuoi tre fratelli, che sono stati anche gentili, eh. Poi mi ha telefonato tua mamma, la contessa Madessa, che mi ha detto: oh Fede, ma grazie, ma sei stato gentile. Hai fatto il regalo anche ai due ragazzi. No, che ci ho detto, no, guarda che i ragazzi sono tre che... Te l'hai dato quell'altro dopo barba, eh? E allora vi faccio vedere che cosa mi ha portato Papà Natale. Sì, allora, sì. Una cosa per giocare al dottore. E poi una sveglia. Ah, quella lì sarebbe una sveglia? Sì, e come funziona? Niente, ve la tiro sul testone al mattino mentre dormite. Che squisitissima Bertuccia. Mi hanno regalato sto pezzo di cesso. Io invece mi sono presentato mica a mani vuote. Io gli ho portato i regalini. Gli ho portato un busto di chinaglia da Lazio. Poi gli ho portato un poster di Sor Paola da Lazio. E pure un torrone biancazzurro da Lazio. No, scaduto da 3 anni. Per Natale mi ho regalato questa telecamera digitale. C'è anche il back focus elettronico. Ci faccio il filmino col mio cane. È partito, dai! Dai che facciamo il filmino, il mio cane è un bel cane, sa fare di tutto, dalle cose più semplici a quelle più complicate. Dai, dai, vai nel presepe. No. Te prendi pure l'asinello. No. Te vai sotto l'albero. No. Come? Pigro, fammi qualcosa. Dai, cosa vuoi fare di natalizio? La piccola fiammiferaia. Il regalo di Natale più prezioso, il Tamagotchi umano. Quello che vedete è il modello più richiesto. Pratico, maneggevole, ossigenato. Ma ecco un negozio di giocattoli. È pieno di modelli. Per quelli difettosi sono già iniziate le svendite. Per Capodanno questo modello da sera è richiestissimo. Prove tecniche di Capodanno. Claudio! Petardo! Claudio! Petardo! Avvicinatelo alla bocca. Gonfiatelo. Fantastico! Ganzo! Viva il Raudo! Pensavo per Capodanno. Io mi vesto da vongola e ti aspetto nel piatto degli antipasti. Qua parte il conto alla rovescia. Meno 3, meno 2, meno 1!